ore 19, ore 20. Claudio doveva, scusate. Appunto Claudio questa sera doveva fare la trasmissione sulle correnti vegetative, ma a causa di un disturbo sulle correnti vegetative Claudio ha rinunciato alla trasmissione. E allora parliamo appunto di varie cose, di varie tematiche, di varie iniziative, di vari elementi che hanno a che fare con la nostra visione del mondo, con il discorso del paganesimo. Oggi dalle ore 15 alle 16.30 c'è stato molto da dire e alcune cose non si sono dette e soprattutto non abbiamo potuto dedicare uno spazio all'attualità. Io vi volevo segnalare, anche perché è giusto ed è interessante farlo, ci sono dei giornali che riportano delle notizie interessanti, commenti, informazioni, storie, articoli che hanno un valore e una preminenza di notevole interesse. Nel particolare voglio parlare del nuovo numero di Raise Venete che è uscito, il quale contiene un articolo di Manuela Simeoni, che è l'alfabeto sacro dei paleoveneti. L'articolo appunto è uno studio molto accurato, molto preciso, ben fatto dalla nostra amica Manuela, e che ci parla appunto dell'abitudine delle antiche popolazioni di avere più alfabeti, perché praticamente un alfabeto veniva usato, considerato e utilizzato nella vita normale, e uno veniva riservato all'aspetto sacro, all'aspetto religioso. Erano alfabeti molto complessi, molto complicati, molto articolati, esistevano popolazioni in giro per il mondo. Io ho elementi per quanto riguarda una cultura, ad esempio, della Patagonia, che questa disponeva di due dizionari, e ogni dizionario conteneva circa 30.000 parole, uno veniva usato solo per funzioni sacre e religiose. Bene, la nostra Manuela appunto si è incentrata sulla cultura del Veneto e ha fatto questo articolo che uscirà in due puntate appunto su Raise Venete. Dice l'incipit dell'articolo: i nostri antenati 3.000 fa avevano un loro alfabeto, un loro modo di scrivere, che ancora adesso purtroppo non è capito del tutto. Ed è interessante, nel momento in cui si deve scoprire le proprie radici, la propria dimensione, il proprio territorio, perché come sappiamo essere legati alla propria terra è una cosa fondamentale, che si affronti anche l'antichità della scrittura veneta e dei paleoveneti. Perciò chi ha possibilità di reperire, io consiglio Raise Venete, l'ultimo numero uscito, è l'articolo appunto di Manuela Simeoni sull'alfabeto degli antichi paleoveneti. C'è un altro giornale che è appena uscito che dà spazio, si interessa, approfondisce una tematica che nella nostra trasmissione è stata fra le prime a ricordare, a portare avanti, a manifestare, che è appunto l'articolo della pedofilia cristiana. E sapete che la pedofilia è una caratteristica che appartiene alla visione di ogni monoteismo, che la pedofilia non è la malattia, la perversione di pochi sacerdoti, ma che è una pratica, un comandamento di fede che i sacerdoti devono applicare, che poi qualcuno non sia in grado di applicarlo alla lettera è perché la cultura, la dimensione culturale del nostro paese impedisce questo. E ora, il giornale di cui voglio consigliarvi la lettura, però logicamente con un po' di attenzione e con qualche riserva, logicamente, è l'Osservatore Vaticano. L'Osservatore Vaticano è un giornale pubblicato dal sito anticlericale.net. Questo numero ha un particolare significato proprio perché è incentrato principalmente sul discorso della pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica. La sua copertina porta una caricatura del signor Ratzinger e viene raffigurato mentre porta un bambino al collo. E l'articolo che apre questo giornale si chiama Sua Impunità e si fa appunto un riferimento al fatto che negli Stati Uniti giustamente alcuni avvocati impegnati in processi che avevano a che fare con sacerdoti che avevano violentato e fatto atti di pedofilia su migliaia di bambini. Vediamo se c'è qualcuno già in linea. Sì, pronto? Niente, è caduta la linea. Allora, cosa è successo? Che giustamente qualcuno ha chiesto di processare anche come testimone, come persona informata dei fatti, come persona coinvolta in qualche maniera anche nella copertura di questi scandali. Sì, pronto? Francesco, sì, ciao. Sito se... No, no, beh, dunque, anticlericale.net. Anticlericale.net, sì. E basta? Sì,
www.anticlericale.net 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 no, www.anticlericale.net www.anticlericale.net, grazie. Niente, figurati, ciao. Ecco, allora dicevamo appunto che giustamente è stata la richiesta di che Ratzinger fosse sentito come minimo come persona informata sui fatti e che parlasse, anche perché logicamente Ratzinger è stato per moltissimi anni responsabile di quella che è la ex Santa Inquisizione, che si occupava proprio anche di coprire moltissimi preti pedofili, e giustamente è stato convocato per questo. Allora dicevo appunto, questo è un giornale abbastanza corposo perché sono 24 pagine piene di notizie, di fotografie, che merita di essere letto, e penso che nel campo dell'informazione sia, penso, il primo caso, al di là di quello che noi abbiamo fatto in Radio Gamma 5 e su internet, di ricordare questo, che si comincia appunto a meno documentare, perché questo problema è solo una documentazione, a documentare il discorso della pedofilia, e soprattutto significa che le persone si rendono conto che la pedofilia non è un incidente, non è una follia che si è introdotta nella Chiesa Cattolica così a caso, ma che in realtà è qualcosa di più profondo. Purtroppo questo giornale, che io consiglio e che vale la pena di leggerlo, dà anche la dimostrazione di quello che si potrebbe essere chiamata, come lo definiva giustamente Emanuele Severino, il fallimento dei laici, proprio perché ha un sottotitolo. È una citazione che dice, la citazione dice: ho la sensazione che da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel Tempio di Dio. Paolo VI, ed è una dichiarazione appunto di Paolo VI. Questa citazione ci dà la conferma di come non si riesca a comprendere nella dovuta misura le origini della perversione monoteista. Significa che si pensa ancora che esista un messaggio cristiano buono e che la Chiesa l'abbia tradito. Questo comunque è il problema, è il difetto, è la mancanza di capacità di comprendere l'allarme da parte dei monoteisti. Bene, però sappiamo che purtroppo il monoteismo in 2000 anni è sempre praticato, agito, intervenuto per creare la menzogna, e ancora adesso le persone che l'hanno subita hanno un'enorme difficoltà, devono impegnarsi moltissimo per acquistare le informazioni, acquisire informazioni, conoscerle e portare avanti le cose. Passiamo a un po' di rassegna stampa legata all'attualità, che ha alcune cose da dirci che sono interessanti. E vediamo un aspetto divertente. Chi si ricorderà del convegno laico sugli studi laici sul cristianesimo di Montegrotto? Durante un intervento io ho detto a uno dei relatori che non esiste effettivamente nessuna prova archeologica storica dell'esistenza di Re Davide. Il relatore aveva detto che l'aveva dato come dato accertato, e di fronte alla mia contestazione sì, l'ha ammesso, ha detto: l'archeologia non ci dice che Re Davide è esistito. D'altronde è ben difficile che si trovi un qualcosa che comprovi la Bibbia dal punto di vista archeologico e storico. Ma c'è una notizia che è divertente. Allora, sappiamo che l'archeologia ci dice che Re Davide non è esistito, però questa notizia legata è conosciuta e interpretata nei molti classici che vengono utilizzati dai monteisti per giustificare la loro cosa, ci permette anche di analizzare un piccolo strumento di menzogna. Sapete che quando i monoteisti non possono negare un qualcosa, non possono dire che qualcosa è falso, lo citano nei loro testi, proprio perché questo dato è incontrovertibile e non smentibile, lo citano nei loro testi per poi dire: vedete, noi citiamo un fatto storico, di conseguenza tutto quell'altro che noi raccontiamo è vero e quel testo ha una validità. Perciò i monoteisti confezionano sempre dei testi inventati, introducono qualche principio, qualche riferimento storico a qualche fatto, luogo o personaggio, e dicendo: ma vedete, se questo personaggio, che gli altri fonti dimostrano che è vero, noi possiamo dire che il libro è vero. Questa è sempre un'abile azione di inganno, di falsificazione, ma d'altronde la falsificazione è connaturata in ogni monoteismo. Il monoteismo è sempre menzogna e non ha difficoltà a inventare, a barare, a raccontare cose non vere, a dire bugie. Allora, qual è questa notizia? Questa notizia è apparsa sulla Repubblica il 14 novembre 2005. Dice: Golia, la prova dell'esistenza. È un piccolo trafiletto che dice:
È un piccolo frammento di ceramica trovato nel Negev settentrionale, ma forse la prima prova al di fuori della Bibbia dell'esistenza di Golia. Sottoposto all'esame di esperti dell'Università di Bar Ilan Tel Aviv, il frammento riportava due parole, Alvet e Vetlet. Sono, dopo esami approfonditi, il portafoce dell'Ateneo ha confermato l'ipotesi di Golia, il guerriero filisteo che fu sfidato dal pastore Davide, futuro re di Israele. C'è una telefonata. Servizio, sì, pronto? 3 di Telecom Italia. Allora, scusate. Allora proseguiamo, era un disturbo telefonico. Allora, come dice, questa scoperta archeologica, sì, pronto? Niente, anche questo ascoltatore era riattaccato. Io ricordo, per chi vuole intervenire in trasmissione, che i numeri telefonici sono 049 700 700 e 049 700 838. Allora, questa notizia ci dà la prova, come delle ulteriori prove, che in Palestina esistevano popoli che avevano una cultura, una storia al di là della visione degli ebrei, in questo caso appunto dei filistei. Ci dice che è probabile appunto l'esistenza di Golia, però ci dice che non esiste traccia dell'esistenza di Davide. Cosa si dice? Siccome la Bibbia cita Golia, se e Golia si dice che è stato sfidato da Davide, significa che la Bibbia ha un fondamento storico, perché dice, si riporta la notizia del guerriero filisteo che fu sfidato dal pastore Davide, futuro re di Israele. E ora sappiamo che il re Davide non è esistito e non c'è nessuna prova archeologica, neanche un pezzo di ceramica come nel caso di Golia, e che neanche fu re di Israele, perché non ebbe mai a esistere questo personaggio. Bene, però anche in questo caso si è data una notizia assieme a una falsa notizia. Col fatto che la Bibbia cita Golia, si vuole sostenere che la Bibbia è autentica e vera e riporta dati fatti, e che di conseguenza quello che è legato al vero, cioè il falso, deve diventare vero. Cioè, siccome Golia esiste ed è esistito, deve esistere anche il re Davide, anche se non ci sono prove. Questo è un tipico modo di falsificare le cose. Sì, pronto? Pronto? Scusa, ciao. Passo la radio. Sì, sì. Ecco. E Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao Francesco. Io chiedo a tutti i teologi, preti di ogni religione, la Bibbia ha mai dato un piatto di minestra tangibile a uno che ha fame? Non ha dato assolutamente niente. Sai che la risposta è no, e non può darmi assolutamente niente, può solo darti la fede e l'ignoranza. E io rimarrò sempre materialista, perché amo la materia della quale mi nutro. Solo di materia, e dalla materia poi escono anche i sentimenti, ma dalla materia, perché se io non fossi qua materia, io sono materia, non sarei in grado di esporre quello che dico, Francesco. Esatto, noi siamo un corpo, noi abbiamo un fisico, noi abbiamo una materia e tocchiamo altra materia. Poi, forse sì, forse no, e io rimango con questo detto che ho, dell'estremo oriente. Non lo so, forse sì, forse no, ma quello che vale in questo momento è respirare, e il respiro è cibo, perché la respirazione è cibo, il primo cibo in assoluto è la respirazione, il respiro, ed è materia, cari preti. Ed è anche trasformazione. Certo, ti saluto Francesco, ciao. Ciao Giampaolo. Sì, difatti appunto, logicamente, questa notizia io l'ho voluta dare proprio perché dimostra ancora una volta come la volontà di ingannare le persone sia sempre presente in ogni monoteista, il bisogno di salvare la sua dichiarazione, la sua affermazione. Sì, pronto? Scusami, sono ancora mio. Ciao. Scusami, perdonami. Nessun problema. Dito se è www.anticlericale.net. .net.it. No, punto .net, basta. Punto .net e basta? Sì. Ah, senza IT. No, punto nessuno, punto .net. Punto .net, anticlericale, punto .net e basta. Sì. Perfetto, scusami. No, ho fatto bene, così che se vuoi il calcolatore ha capito male, poco. Sì, magari può succedere qualche disguido, perché sì. Magari non ho...
Nessun problema. Bene. Lo trovo fuori in qualche maniera. D'accordo. D'accordo. Ciao. Sì, dicevo appunto, ora, di fronte a una scoperta archeologica che conferma l'antichità di popolazioni, di storie, di individui, si utilizza questo proprio per di rimbalzo per poter giustificare una cosa che non esiste. Ma abbiamo anche un'altra cosa, sempre sulla stessa pagina del quotidiano, che ci dà una possibilità di comprendere l'antichità della vita dell'uomo, cioè perché noi siamo sempre purtroppo legati alla visione monoteistica della creazione in sette giorni. Sì, pronto? Carlo, ciao. Un saluto a Giampaolo soprattutto. Volevo chiederti una cosa. Sì. Non so se abbia capito male il messaggio prima. Per essere una persona che si esprime, che ha dei sentimenti oppure che ha delle constatazioni, delle esperienze materiali della propria persona ed esprimerla, si deve essere monoteisti, politeisti, monogamisti o cosa? Diciamo che il monoteismo rappresenta una forma di deformazione della propria sensibilità del proprio corpo. Ma a prescindere da questo, siamo o non siamo quel che siamo? Noi siamo quello che siamo, siamo anche persone di cultura e la nostra cultura può condizionare il modo in cui vediamo allora, il mondo. Siccome nessuna persona al mondo è mai cresciuta fino a questo momento, al livello cui ci parliamo noi, senza cultura, sia essa mono, poli, post, pre, sì, e tanti altri attributi, quanti te ne venga a te o a me, sì, siamo persone, allora quando una persona si esprime, io non ho alcun diritto di dare le attribuzioni a questa persona. Perché? Perché? Te lo fai e ti edifichi quel che sa. Ma sta attento, vedi. Sta attento. Io posso, se sento un discorso che non mi piace, posso dire che non mi piace. Puoi dire che non ti piace, che non sei d'accordo, ma dare l'attribuzione, appiccare il e a suasa, altri si dice, io posso piacimento a quella persona. Certo, è il mio arbitrio. Sembra che sia un arbitrio che ti prendi. Certo, te. Io sono arbitrario. Perché non ho diritto di essere arbitrario. Ma l'hai piccato te agli altri? Io non applico niente agli altri, io dico soltanto che quello che loro raccontano gli altri ha questa valenza o un'altra valenza o un altro significato. Ma uno così di un bianco, un rosso, un alto, un basso, un rombo. Beh, se io percepisco i colori, è giusto riflettere. Allora, sta attento, sai. Se io percepisco i colori, non devo parlare dei colori perché qualcuno non riesce a vederli. Sì, allora io esprimo il mio dissenso perché ti apprezzo in molte affermazioni, sì, ma in questo punto vedo proprio un'opera in me di sentimento dissensuale. Ma sta attento, ma perché ti crea così problemi il fatto che io esprimo un mio giudizio, un mio valore? Non tu, non te, qualsiasi, guarda che non sei tutto te sotto accusa adesso, sì, assolutamente sì, non è inerente alla tua persona, io pongo la questione. La questione del dire tu perché ti sei espresso in quella maniera o hai avuto questo sentimento, sei per me così. Fa parte della nostra capacità di vita, cioè nel senso che noi di fronte a una cosa... Fa parte della nostra capacità di vita, sì, è vero, è tutto vero, solo che io di te che conosco solo una piccola sfaccettatura, sì, e ti esprimi per quella sfaccettatura cui ti stai esprimendo, io non ho alcun diritto, secondo me, classificarti o di dare una attribuzione. Finché tu non ammazzi una persona, finché tu non calunni una persona, finché rimani nelle cose che si possono capire da quelle parole, non fai nessuna cosa arbitraria. Allora, vedi, ti sei ridotto quel che si può capire da quelle parole, intanto sei ridimensionato. Ma no, perché? E ti ringrazio della tua riflessione. Ma sta attento, cioè, io apprezzo questa tua riflessione. Permettiti di dire questo qua e dopo andiamo avanti. Va bene, d'accordo. Vai avanti con la riflessione avanti. Ho apprezzato la tua riflessione. Ti sei ridimensionato, capisci? No, ma è logico, se tu parli delle idee, cioè, sta attento, io posso conoscere un autore che ha scritto moltissime cose, posso anche non conoscere la sua vita privata, cosa ha fatto nella vita, potrebbe anche essere stato un grande pensatore e nella vita un grande delinquente, ma io non giudico il suo pensiero perché nella vita è stato un grande delinquente, giudico la capacità di pensare, cioè
bisogna sapere analizzare una persona, come sia. Hai quell'espressione, quel momento. Sì, ma io non condanno il suo, cioè, se io non che ha parlato di condanna. No, sta attento. Allora, cioè, di conseguenza, io devo sempre affrontare quello che mi giunge a me. E allora affrontiamo quello che ci giunge senza attribuire, senza etichettare, senza stai attento, ovvio che se tu sei nato dove sei nato e hai avuto i tuoi parenti, eredi, tutto qua, cioè quelli che ti hanno dato in eredità tutto quello che hai, cultura e non cultura, tutto quello che c'è, è ovvio che noi siamo cresciuti in quel contesto. La cultura non è un fatto acritico, cioè nel senso la cultura è un fatto che ti viene dato degli strumenti della società, dall'ambiente, dalla comunità in cui vivi. Qua non si parla di acritico o critico, dico che ognuno di noi ha avuto le sue capacità, le sue doti, sviluppando. Tu hai un qualcosa che ti viene dato dalla società in cui vivi, dalla comunità in cui vivi. Aggiunto a questo poi esiste la tua esistenza, la tua esperienza, in base alla tua esperienza dopo cominci a valutare se quello che la capacità, quello che la genetica ci ha concesso, perché ognuno siamo la nostra genetica è più o meno simile agli altri. Anche questa è una bella riflessione, più o meno. Sì, più o meno. Tutti quanti più o meno abbiamo un cervello, che qualcuno lo utilizzi, qualcuno lo atrofizzi, è una scelta. Però io non posso limitarmi di scegliere di atrofizzare il mio cervello se gli altri lo fanno. Io userò il mio cervello. Di conseguenza io ricevo un bagaglio culturale, su questo bagaglio culturale Te lo sai che il mio cervello di oggi non è quello di domani? È sempre lo stesso cervello, scusa, da quando sei nato, quando muoio era lo stesso cervello. Sì, questo cervello accumula. Ma ci sono tutte le informazioni, tutto quello che gli arriva e che gli sfugge. Quello che ti arriva già è già una montagna di cose. Sono nel telefonino. Vabbè, d'accordo, benissimo. Mi scuso con te. Non si può parlare fino a sera, però riflettiamo sull'etichettare la gente. D'accordo, va bene. Grazie. Ciao. Sì, ma difatti il problema non è quello di dare un'etichetta alle persone, è di capire certi pensieri, perché l'importante è discutere di certe idee. Se una persona si fa veicolo di certe idee pericolose, bisogna ammettere che queste idee sono pericolose e vanno comprese, vanno analizzate e vanno anche rifiutate. Sì, pronto? Scusami, sono ancora Giampaolo, un po' stimolato a telefonare. Io mi chiedo una cosa, Francesco. Perché siamo venuti a conoscerci in questa misera materia, in maniera materiale? Non potevamo rimanere nel mondo nobile, sopraelevato dello spirito a conoscerci? No, ma non potevamo. Giampaolo, noi usciamo dalla materia. Noi usciamo dalla materia. Ah, sì? Non eravamo da altre parti. No, ma era più nobile stare nello spirito e conoscerti là. Perché scusa, questa merdaggia? Giampaolo, mi dà l'indirizzo di questo spirito? Se è nella materia, d'accordo, cioè se non è nella materia non è da nessuna parte. No, ma è sporca la materia, dai. Come fai a dire che è sporca? Allora, è sporca la materia. Allora lavala, dai, lavala. Ma l'evoluzione, scusa, a che livello evolutivo sei? Sei al settimo, al sesto, dove sei? No, sono al 33. Io sono sotto zero purtroppo, ma mi riesco a capirmi solo attraverso questa becera materia. Sì, no, ma infatti, Giampaolo, infatti quello che a me veramente dà sempre da pensare è che uno dice noi eravamo da qualche altra parte. No, noi siamo dentro la materia, ci siamo dentro la materia ancora adesso, cioè, noi non siamo mai usciti, siamo sempre dentro questa materia. No, e che questi nanetti, questi insiemi di materia becera, se per caso non avessero padroni, come la mettiamo? Ma non hanno padroni, no? Ah, anche tu, cioè, sei d'accordo. Perché miliardi di nanetti, becera materia, nanetti, non è che riescano a fottere anche l'uno, il grande uno, che è un gigante? Sì, perché non esiste, l'uno non esiste. Ah, sì. Ci troveremo molto d'accordo in te. Ti saluto e va ti bene. Ringrazio. Ciao Giampaolo. Buon ciao. Intenditore. D'accordo, ciao. No, effettivamente, una cosa che noi dovremmo sempre avere presenti è che noi non siamo realtà diverse dalla natura, cioè noi viviamo sempre dentro la natura, noi siamo persone che se con quello che abbiamo ce lo dà la natura, ce lo dà l'ambiente, ce lo dà la materia. Tutte le nostre risorse non è che ci vengano inculcate, perché vedete, il problema di pensare, di dire che l'uomo era da qualche altra parte, è sempre il concetto cristiano dell'incarnazione, cioè nel senso
che chi fa un discorso del genere dice che la materia è insignificante, in realtà utilizza il concetto biblico, in cui dice che Dio crea le cose, vede l'argilla e poi crea l'uomo, cioè nel senso, e gli butta dentro l'anima. Ma in realtà questa è una visione monoteistica in cui si priva le cose di una loro volontà, di una loro valenza. Noi come pagani sappiamo che siamo all'interno della materia, che siamo all'interno delle cose, che siamo all'interno della natura, che abbiamo una volontà, che manifestiamo una volontà, che manifestiamo la nostra esistenza, il nostro piacere, che manifestiamo moltissime cose, ma in realtà non è che noi ci siamo estraniati, ci siamo separati, noi in realtà viviamo sempre all'interno di questo contesto. Di conseguenza andare a pensare che noi prima eravamo in un luogo migliore o che eravamo puro spirito contaminato dalla materia è la follia, che questo la fa il monoteismo. Il monoteismo fa sempre questa separazione, cioè il bene e il male, il Dio che butta l'anima nelle cose. D'altronde il monoteismo crea sempre oggetti, cioè priva le cose di una loro valenza profonda, della loro capacità. In realtà noi dobbiamo essere coscienti che tutta la nostra volontà, tutto il nostro desiderio, tutta la nostra possibilità di esistenza fa sempre parte del mondo che ci attorno. Che noi sì siamo forme di volontà aggregate, che si sono date una forma, che scelgono una forma, ma questa forma risiede sempre all'interno, torno a ripetere, delle possibilità della materia, cioè nel senso che noi non facciamo miracoli, noi non facciamo creazioni come il Dio dei monoteisti. Noi siamo trasformazioni, siamo persone che si sono trasformate, volontà che sono coagulate, che si sono addensate, cioè trovate la definizione che vi piace. Siamo dei vortici di energia, ma siamo vortici di energia che sono all'interno di altra energia. Noi ci possiamo distinguere da questa energia. Noi potremmo definirci dei bicchieri d'acqua prelevati da un fiume, da una sorgente, che hanno una forma diversa, ma in realtà hanno una forma diversa in questo momento, ma che in realtà sono identici precisi all'acqua che scorre nel fiume. È soltanto quella forma, quella volontà, noi ci siamo creati quel bicchiere. Logicamente, di quello che saremo dopo, nel momento in cui il nostro corpo fisico sparirà, è un problema secondario. Noi dobbiamo porci il problema del fatto che noi viviamo un'esperienza, e questa esperienza non ha un fine di arrivare a un giudizio, di arrivare a una valutazione di Dio, perché l'unica valutazione che possiamo dare della nostra esistenza è noi stessi, cioè che noi stessi noi ci rendiamo conto della qualità e del valore di come siamo vissuti, di come ci siamo impegnati. Noi stessi comprendiamo chi in maniera più razionale, chi in maniera più immediata, chi in maniera più sensibile, comprendiamo se il nostro vivere è armonioso. Altre persone nascondono questo nel loro inconscio, però profondamente sanno che hanno fallito. Quelli che hanno fallito sono i monoteisti, proprio perché rinunciano alla loro esistenza per un regno di Dio, per un regno che non esiste. Sì, pronto? Anche questo ascoltatore ha rinunciato. Ricordo i numeri telefonici per intervenire in diretta, che sono il 049 700 700 e 049 700 38. Per questo volevo dire che noi non dobbiamo mai disprezzare la materia, perché noi siamo materia, noi siamo un corpo, noi non siamo un corpo a cui che è il contenitore, la prigione, la tomba dell'anima. Noi siamo un corpo e questo corpo è unito, è in simbiosi con tutte queste cose e non può essere scisso, cioè non possiamo prendere un uomo e separarlo nelle categorie spirito, anima, materia. E queste cose non sono separabili. Nel momento in cui uno dovesse rompere questo legame, non lo sappiamo cosa diventeremo, però è un problema che non ci dobbiamo porre. Noi dobbiamo appunto porre il problema di vivere al meglio adesso, nel presente, nella nostra vita. Di quello che sarà è un problema secondario, insomma, è un problema che non si pone, anche perché sappiamo che quello che sarà dipenderà da come siamo vissuti. Allora, proseguiamo. Ricordo che i telefoni sono attaccati, 049 700 700 e 049 700 838. Allora, diamo anche una dimostrazione. In questi tempi abbiamo da assistere sempre alla teoria del creazionismo, che cerca di limitare l'esistenza dell'uomo in un periodo storico molto limitato. Sì, pronto? Pronto? Sì, veloce però. Buonasera, sì, sono veloce. Volevo dire, non so, prima ho sentito che quando avete parlato prima, che lo stupro che fanno ai bambini, i pedofili,
che è pari, è pari lo stupro che fanno gli uomini alle donne. Mica no, beh, non abbiamo detto così. Ci passo poco, è stato così discorso. No, beh, insomma, no. Beh, io voglio dire, quando ero giovane, quando ero piccolo io a me mi smaccavano il sedere, mi tiravano giù le canzoni, mi mancavano a fuoco il sedere, tanto che ho fatto il callo. Ma il discorso è che non era mica stupro quello, è mica stupro, mica violenza per i bambini, perché io non sono mai riuscito a giudicare i miei familiari per questo, per queste violenze, anche se ero innocente. Il discorso è che cosa c'entrano i stupri dei uomini e donne con tagliare le palle agli uomini, cosa c'entrano? Io non capisco che, però mai non capire mai questo discorso qui. Questo discorso qui è una bella violenza che ha fatto Bossi, che non è giusta. Va bene, grazie Alessandro. Ciao. Ciao. Sì, beh, Alessandro ci ha ricordato che il problema dell'identità maschile, ne abbiamo già parlato anche altre volte in trasmissione, anche con ascoltatori. Il problema dell'identità identità maschile e identità femminile è un problema molto consistente, anche proprio perché le persone hanno la necessità, il desiderio, il bisogno di essere presenti, di realizzarsi, di avere una propria caratteristica, un proprio animo. E purtroppo col monoteismo, sia l'uomo sia la donna, perché il monoteismo non è né patriarcale, non è filo mascherista, in realtà è l'annientamento della sessualità, delle differenze sessuali, delle differenze d'animo, è l'omologazione e la cancellazione di ogni possibilità. In realtà appunto il monoteismo non è neanche patriarcale, non è neanche la religione dei maschi, proprio perché tende sempre a limitare la sessualità sia degli uomini sia delle donne. E il modo appunto classico del monoteismo di limitare la sensibilità delle persone è proprio quello di creare problemi a livello di sessualità, a livello del proprio corpo. Infatti, se voi pensate, questa cosa ne abbiamo un esempio purtroppo anche nell'attualità corrente. Basta partire ad esempio da una notizia stupida. Purtroppo siamo in periodo di Natale e di presepe cristiano. Ed è successo che a Napoli hanno fatto una statuina del presepe, una donna nuda tra i pastori. Un presepe fa scandalo. Quando mai la nudità ha rappresentato un problema nelle società non monoteiste? Mai. La nudità è stata usata sempre nelle opere d'arte. La storia dell'arte, ad esempio, negli ultimi secoli ha sempre rappresentato una grande battaglia per la libertà di raffigurare il nudo. Eppure siamo nel 2005, fanno una cosa bruttissima come il presepe e mettono una statuina del presepe, una donna nuda, e questo fa scandalo. Ma se voi pensate che proprio nello stesso periodo, poche settimane prima, Famiglia Cristiana aveva fatto una polemica enorme perché aveva pubblicato in cui si intravedeva un sedere di donna ed era venuto fuori una polemica altissima con alcuni lettori, e i giornalisti si erano scusati per questa pubblicità, perché poi tra l'altro non era una scelta, era una pubblicità a pagamento, tra l'altro era la pubblicità di una ditta di aspiratori che diceva: per tirare via l'umidità dai vostri bagni usate la nostra marca di aspiratori. Eppure di fronte a una statuina di un nudo c'è lo scandalo. Ma se voi pensate che stiamo assistendo sempre in questi giorni alla campagna sul discorso dell'AIDS, si dice che appunto l'AIDS rappresenta un problema gravissimo dal punto di vista sanitario, si danno statistiche in cui dicono che paesi del mondo soffrono moltissimo, si dice che persone muoiono, sono malate, e come si fa a affrontare una malattia? Una malattia si affronta cercando di comprenderla. Abbiamo AIDS, il Papa invita alla castità. Arriviamo al punto che il ministro dei beni culturali del nostro Stato Italia Vaticano dichiara sia il condomo solo in casi estremi. Cioè, io non sto parlando qua di medicine, di soluzioni drastiche. Si parla del preservativo e un ministro della Repubblica dice che il condomo è usato solo in casi estremi. Cioè, è come fosse una terapia di guarigione, come qualcosa di pericoloso, di qualcosa di negativo. E tutto questo perché è legato alla sessualità. Appunto, se stiamo a sentire questi annunci in cui si dice la sessualità si manifesta. Purtroppo il monoteismo ha portato delle malattie sessuali. Per gran parte delle malattie sessuali si sono sviluppate perché il monoteismo in maniera morbosa si è attaccata al sesso.
ne l'ha descritto, l'ha raccontato, ne ha parlato in maniera incredibile. Ha parlato di peccato, ha parlato di impurità, ha parlato di finalizzare la sessualità, la procreazione. E per 2000 anni ha fatto questo, ha sostenuto questo, ha detto questo. Molte malattie di tipo sessuale, e questo esiste anche studi ben particolari in questo senso, sono emersi in periodi di forte puritanesimo, cioè in cui proprio i monoteisti andavano a raccontare del sesso come peccaminoso. E allora il monoteismo ha creato delle malattie. Allora queste malattie noi avremo la terapia per risolverle, che sarebbe quella di eliminare quel virus che si chiama monoteismo, e ci potrebbe permettere di recuperare una sanità del corpo migliore. Però non molte persone sono ancora disposte a rinunciare al virus che le ha colpite, alla malattia che le ha colpite. Molte persone appunto si trovano nella condizione di dover affrontare con la medicina classica le cose, e allora la cosa più semplice sarebbe insegnarle sessualità, ma questo è un problema, perché mettere una persona a suo agio nel vivere il suo corpo con la massima naturalezza, naturalità, crea sempre per i monoteisti un grande problema, perché se una persona è felice, se una persona vive la sua esistenza in maniera normale, allegra, se una persona non ha problemi di peccato, non ha problemi di dubbi, non ha problemi di fede, non ha problemi di sapere se una cosa è giusta, se è buona, soprattutto nel campo della sessualità, è una persona che difficilmente potrà essere controllata, difficilmente potrà essere spaventata, difficilmente la si potrà portare negli oratori, la si potrà portare a vedere i presepi e a fare la comunione, a battezzare. Allora, il monoteismo ha sempre questo problema di imporre la paura, il terrore. Certo, negli anni passati avevano strumenti come l'Inquisizione, ma adesso gli strumenti si sono un attimino più raffinati, si sono un attimino più diversificati. Abbiamo persone che sono disposte a tutte pur di raccontare che la forma con cui si vive la sessualità nel monoteismo è l'unica forma possibile, proprio perché si cerca di fare un'opera di cancellazione del passato, si cerca di raccontare che il mondo è limitato perché è stato creato da Dio, che a un certo periodo, dicevamo, il monoteismo è apparso negli ultimi 2000 anni della nostra storia. Il monoteismo ci viene a raccontare addirittura che il mondo avrebbe tra i 4.000, 6.000, al massimo 8.000 anni. 8.000 anni fa un Dio creatore avrebbe creato il mondo, e sono persone disposte a credere questo. Dall'altra parte abbiamo la dimostrazione che già compiendo delle ricerche anche sul DNA vengono fuori che la vita dell'uomo è sempre più lunga. Si scrive di un recente analisi del DNA, dice: noi figli dei cacciatori paleolitici, uno studio, sono più antiche le radici genetiche degli europei. Cioè, nel senso che più la scienza riesce a comprendere le cose, ad avere strumenti, e più si accorge che la vita dell'uomo, dell'umanità, del nostro pianeta è sempre più lunga. Cosa che noi sappiamo, nel senso che l'infinito... Sì, pronto? Sì, scusa ancora Giampaolo. Sì, pure. Domanda, e se fosse la materia a contenere tutto? Ma la materia contiene tutto. Bravi, ora siamo all'unisono, perché dico, la materia può contenere lo spirito, può contenere la materia o no, ma hai visto uno spirito per aria che contenga tutto quello che vedo? Quando mi farai vedere lo spirito che contiene la materia, potrò darti ragione, però da quello che mi risulta... Cosa dici? Mi sembra abbastanza arduo. Cioè, nel senso che la materia, qualcuno deve dire, la base ontologica dell'universo. Cioè, nel senso che... Ma siccome è troppo semplice, troppo terra terra, non va bene questo. Deve esserci sempre il mistero, e il mistero per me è bugia. Il mistero è bugia. Vabbè, il mistero può essere una cosa che non comprendiamo. Che no, ma scusa, perché l'assoluto, dato che è assoluto, ha bisogno di fare i giochi di prestigio? Non ho mai capito questo. Forse un giocoliere, vive, lavora in qualche circo. Cosa dici? Ciao Francesco. Ciao, ciao. Sì, beh, Giampaolo introduce il concetto di assoluto.
E il concetto di assoluto per me è una cosa abbastanza ridibile, nel senso che assoluto significa sciolto da ogni limite. Ma se questo assoluto non è da me raggiungibile, questo assoluto non esiste. Perché se una cosa esiste, è raggiungibile dalla mia esperienza, dalla mia vita. Se nella mia vita questa cosa non la posso raggiungere, non ha potere su di me e di conseguenza non è una cosa che esiste. Noi possiamo lavorare di fantasia. La fantasia produce sempre qualcosa, cioè nel senso che anche la fantasia è creativa. La fantasia introduce nel mondo una varianza, introduce un qualcosa di nuovo, genera nuove forme. Però parte sempre da una cosa che esiste, parte sempre dall'esperienza dell'uomo. Certo, se l'esperienza dell'uomo è limitata, è secondaria, è tenuta nascosta, è confinata in spazi molto angusti, molto ristretti, avrà fantasia nel generare cose belle. Se appunto se si confina la vita dell'umanità, delle persone, delle comunità all'interno del problema della creazione, sicuramente ne verranno fuori dei mostri. Ma se noi cominciamo a dire che la nostra esistenza come umanità, come civiltà, come esseri umani, come tutto, ha milioni di anni ed è sempre esistita. Molti problemi teologici, filosofici spariscono. Io non ho, cioè, perché mi devo porre il problema di un inizio? Perché se mi pongo il problema di un inizio, mi pongo il problema anche di una fine, cioè significa che una cosa viene creata e viene distrutta. Ma se mi pongo il problema di un inizio, mi pongo anche il problema di chi l'ha fatta iniziare. Questi sono problemi teologici assurdi, privi di ogni senso. Il fatto che io esista non ha bisogno dell'origine. Il fatto che io abbia delle esperienze non ho bisogno di un creatore, ho delle esperienze. E la nostra natura, il mondo, l'universo sono sempre esistiti, sono eterni, sono infiniti, proseguono sempre, si trasformano, si cambiano, si distruggono, ma non si annientano, cioè la scomparsa nel nulla, e dal nulla non è mai avvenuta, c'è sempre una trasformazione. Logicamente, se noi prendiamo questa prospettiva, in cui noi siamo inseriti in un eterno, il problema dell'inizio, della fine non si pone. Noi sappiamo che facciamo parte dell'umanità, facciamo parte del nostro universo. E quello che noi diamo al nostro universo non è destinato a scomparire, perché in realtà tutto quello che viene inventato... Sì? Pronto? Sì, ciao, ciao. Sono Lucio. No? E volevo dirti, ma non può essere no, che noi altri siamo qua, perché dal nulla che da diventare coscienza di esistere anche noi, cioè. Scusa, a questo punto. Il fatto che noi viviamo, siamo già coscienti che esistiamo. Beh, non è mica proprio vero, cioè bisogna che questo, scusa, attraverso dei ragionamenti con la mente, con una certa logica, ti devo dare una dimostrazione che esiste. La coscienza che ti capiti di essere di quando che ti eri boccia, sei qui adesso, penso di no. Sono sempre lo stesso. Sono sempre io. Ma sì che ti ho maggiori esperienze. Ah, ecco, va bene. Ho maggiori esperienze. Allora la vita. Però il mio cervello si è sviluppato, il mio corpo è cresciuto, ma il mio corpo invecchierà anche. Sì, però sarà sempre il mio corpo che si trasforma, che si porta dietro tutta la mia vita precedente. Non sono un'altra vita. Va bene. Sono questa vita. Ma sì, va bene, no, ma sta attento, poi potremmo anche essere d'accordo, no? Anche se mi metti, non credo certamente che il Dio dei ruini o di chi ha gente là, però cioè, penso che le cose siano almeno fatte con una certa logica, capisci? No, le cose non sono fatte, le cose le facciamo. Va bene, ma messo, ma le facciamo, insomma, Toso, se te guardi cosa che ha fatto l'uomo, guarda, se te vuoi che te dica. Cosa ha fatto l'uomo? Che ha vissuto. Beh, sì, ma se senti, un conto magari se a morire a 80 anni, un conto se chi ti occupa a 10 o 15 o che so me, insomma, al di là di che storie che sei. Perché se dopo gli credesse veramente in quel Dio, chi dice chi crede, almeno potrei pensare che se lei è così potente non ha bisogno di Yuri ma il Dio di questi anni non esiste, cioè, questo è, l'abbiamo assodato, dai. Sì, va bene, ma ecco, allora volevo dire, secondo me, perché sennò che senso ha essere qua? Il problema è darsi un senso, il problema è che ci vogliamo dare un senso quando ce l'abbiamo già.
quando l'abbiamo già. Sì. Ma bisognerà che almeno prendiamo coscienza, scusa Seto. Tu hai bisogno di avere coscienza che bisogna respirare. Se fossimo tutti coscienti e se fossimo tutti arrivati, non saremmo messi in questi termini che se copiamo gli uni con gli altri. Perché? Dico mia. Perché? Ma come perché? Perché avessimo anche la coscienza di dire che mi non so meglio di un altro o che mi quando che ho qui o che mi basta dovrei bastarmi, a parte che bisogna capire quanto che sei che quello che basta a qualcuno e quello che non che basta a altri o che ne può avere, ma sono che ti pone il problema degli altri? Ma no, ma non sei questo, mi pongo il problema degli altri perché se no tanto varia che fosse nato in una società unica in dove che sono solo, no? Perché? Scusa, perché non siamo insieme con gli altri, o no? Sì. E allora, se noi esistiamo è perché abbiamo bisogno degli altri, ma perché esistiamo come specie, tutte le specie hanno bisogno degli altri, come abbiamo bisogno del sole, abbiamo bisogno dei genitori. E allora, no, però secondo me l'essere umano ha anche da prendere coscienza che secondo me non l'ha. Ma coscienza di cosa? Coscienza di esistere, di essere. Scusa, vuoi la dimostrazione che esisti? Smetti di respirare per 5 minuti e ti renderai conto che esisti. Attraverso le esperienze, attraverso il conoscere, attraverso te capisci e te raggiungi un certo livello che prima non ma te capivi. Ma che livello devi raggiungere? Solo devi diventare te stesso. Va bene. Ammesso che te devi diventare te stesso, te pare poco? Certo. Poco te pare? Mi sembra una cosa talmente ovvia, talmente normale. Sì, te pare, non so, mi spero che dite si birivà, per quello che mi riguarda a me, non so se conosco me stesso, se sia... Perché dobbiamo arrivare a qualcosa? Ma no, arrivare a qualcosa, sì, secondo me, no, dal poco arrivare a essere qualcosa di meglio. Scusa, la tua vita quando sei nato ti sembra così poco? No, beh, qui è stata una grande cosa, se ne d'accordo. Ma perché non scusa, che valore aggiunto che deve dare? Per cosa vivo grando? Per il gusto di diventare grando? Perché è insito nella materia di svilupparsi, di crescere. Ma questo avrà una ragione, non sarà mia buttalà per caso il nostro discorso? È insito nella materia della cosa. Come tutte quante le cose avvengono, tutte quante le cose si trasformano, la materia ha bisogno di esperienza. Va bene, ora anche la volontà che noi siamo delle volontà, anche delle noi abbiamo anche la volontà ci porta all'esperienza, alla conoscenza, al desiderio. Sì, per forza, perché dovresti restare statico e fermo a un certo momento. Perché devi rimanere statico? Se hai il desiderio di conoscere, perché devi rimanere statico? Sì, ti pare che la natura sia ferma, non che si niente. No, assolutamente, allora vuol dire che abbiamo ma non un bisogno di arricchirsi, forse quello sia un bisogno che dopo ti spinge così a fare di errore. No, dobbiamo parlare di bisogno, dobbiamo parlare di desideri. Vabbè, io mettiamo un desiderio, insomma, non lo so come. Sì, ma desiderio significa che è desiderato. Una volta se anche non finisce neanche quando che te è superiore al mangiare e al vivere, perché te non ma niente, ma che deve terminare. Ecco, e allora sarà perché sta persona che da prendere più coscienza di conoscere le cose. Perché dobbiamo dargli sempre un valore? Ma mi credo che tutte le cose che abbiano un valore nell'universo, no? Perché? Cioè, non un valore materiale, ma perché un valore da rispettare. Il fatto che esistano hanno già un valore in se stesse e di conseguenza dobbiamo preoccuparsi del valore che hanno. Ecco, va bene, Perché mi devo questo, questo può essere un discorso perché giustamente già dal punto di vista questo se buono mi pare perché esistendo e già il valore perché ci sono certo che non altri mi pare che va bene, forse trasformiamo più che distruggere perché credo che nulla si crea e nulla si distrugge, però a volte distruggiamo anche senza sapere cosa che mi viene indosso dopo. Sì, ma la distruzione è sempre una trasformazione. Sì, va bene, certo. Sì, ma guarda che anche l'uomo col muore si trasforma da nuovo in materia. Sì, ma vedi, ma certe volte, ma questo significa noi siamo caso. Anche, sta attento, non è che noi siamo, abbiamo il potere assoluto su noi stessi, ma no, noi siamo anche vittime di seduzioni, siamo anche invitati, veniamo anche stimolati ad andare in certe direzioni, siamo anche sedotti, anche di conseguenza, perciò non è detto che noi seguiamo soltanto una certa cosa, ci possono essere delle volontà che sono contrarie alle nostre, che noi le assecondiamo. Perché noi siamo, siccome non siamo unici, siamo molteplici. Ecco, va bene, sì, siamo relativi, certo. Mm. Perché cosa ha avuto? Certamente che ti toglie la natura, ti toglie al mare, e il mare si toglie dall'umanità e ti fa la compensazione. Sì. Ma insomma. Ma strada di compensare, strada di fluire nell'esistenza, va bene. Di danzare nel mondo.
Ecco, però mi fa strano il suo discorso, mi vedo un po' più come un non qualcosa da raggiungere, qualcosa per migliorarsi, dico mi, ecco, per, ma non fatto attento, non per andare in paradiso, perché sono d'accordo con Camì che qui sia una baggianata, ma per, secondo me per raggiungere qualcosa di migliore, di meglio. Ma cos'è che devi raggiungere? Ma perché devi darti un obiettivo? Insomma, sta attento. Col mondo che sei come che sei, no? Insomma, raggiungere, non sai che sia da raggiungere, ma mi parmi che se invece di farsi guerra, che fosse un altro clima, la guerra è una, meglio, la guerra, ma tu non devi vedere le cose in maniera unica. Non cioè, devo tu... vederle, ma scusa, no, attento. In natura, se è vero che magari l'animale più grosso mangia più piccolo, ma mi pare che qua l'uomo che mette anche tanta intelligenza per fare queste robe, non segue la natura. Ti faccio un esempio, nel senso che le cose non hanno un unico verso, non vanno in un'unica direzione. Beh, e anche sì, all'interno di una cosa mostruosa può esistere un qualcosa che porta qualcosa di positivo. Beh, senz'altro qua posso essere d'accordo, allora, vuol dire che non vedere un'altra strada per insegnare qualcosa a qualcuno, non lo so. Ma la guerra fa parte delle possibilità dell'uomo, però tu devi pensare alla guerra non solo come se stessa, ma anche come le persone che vivono quella guerra. Sì, in quella guerra alcune persone prendono una coscienza diversa. Riscatta una forma di conoscenza, cioè in un evento negativo lo sanno tramutare per la loro esperienza, per la loro vita, in un evento che li porta in qualcos'altro. Sì, beh, va bene, questo posso essere d'accordo, però sta attento, mi non posso essere tanto tranquillo se vedo quello che succede anche in Iraq adesso, mi pare una roba assurda, bestiale, chi ha commesso, chi ha fatto, che non c'era, che non occorreva, forse mi serve per imparare qualcosa a tutti, ma non occorreva. Sta attento, ti faccio un esempio diverso. Esiste una guerra che è combattuta da 100.000 persone. In queste 100.000 persone alcune impazziranno. Però alcune, nella quella esperienza che faranno così tragica, così violenta, prima di tutto faranno un'offerta al dio della guerra. Seconda cosa, in loro si sveglierà qualcosa. La loro trasformazione, la loro coscienza potrà cambiare le cose successive. Quella è una forma di passaggio di conoscenza. D'altronde la guerra non la possiamo cancellare. È una cosa che appartiene alla nostra esperienza, la nostra vita. Indole. Noi potremmo raggiungere altre cose, però il problema è che se alcune persone pensano alla distruzione, creeranno la guerra. Cioè, scateneranno un dio che noi non potremo controllare. Di conseguenza, sai, sta alla nostra coscienza, alla nostra capacità, ma alla nostra... Guarda, ti adesso te parli di coscienza, no? Ma santo Dio. Allora, qualcosa che ha da avere questa persona, qualche acquisizione che ha da farla, qualche miglioramento che ha da farlo, no? Vedi, tu hai un gusto e un disgusto, delle cose ti piacciono, delle cose non ti piacciono, delle cose le trovi belle, altre le trovi brutte. Tu parti dalla tua sensibilità, sulla tua sensibilità vai a scegliere le cose che ti sono attorno, sul tuo animo puoi costruire. Sì, certo. Cioè, nel senso che noi abbiamo una grande qualcosa da fare, o avemo, no? Da fare cosa? Ma ti dici che ora si è preso coscienza, ma mi credo che invece la coscienza si prende, ma noi potremmo anche un essere umano. Ti faccio un esempio molto semplice. Ma se cresci no, porca miseria, questo voglio dire. Si cresce, no, non si cresce più di tanto. La nostra biologia ce lo dimostra. Che tu nasci, cresci, arrivi a questa dimensione, a un certo punto cominci a scendere. Perciò la crescita infinita è assurda, è impossibile. Una cosa appunto nella vita, quando esiste la vita e la morte, la cosa ha un suo inizio, ha un suo sviluppo e ha un suo crollo. Logicamente nel momento in quel crollo può essere l'annientamento della cosa o può essere che qualcosa è nato di nuovo. Che può essere il tuo contributo al mondo, la tua conoscenza al mondo, la tua memoria al mondo, quello che hai fatto che rimane nel mondo. Questo è un qualche cosa che rimane, che esiste, no? Ma senti, insomma, vabbè, senti, adesso te saluto in un modo. Bene, grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. Sì, il problema sempre è quello che noi pensiamo. È sempre una visione finalistica, come dicevamo dal punto di vista della creazione. Purtroppo quel modello biblico che ci dice che all'inizio non c'è il nulla, che arriva un Dio che non sa da dove arriva, che crea il mondo, che poi crea tutte le cose e che poi alla fine del mondo ci sarà il giudizio universale, va un attimino anche a condizionare, a indirizzare la nostra esistenza. Ma noi dobbiamo renderci conto e dobbiamo fare un salto culturale enorme di comprendere delle continuità, dell'esistenza dell'eternità del mondo. Se partiamo da questo punto di vista, il nostro approccio alle cose cambia, perché non abbiamo più il bisogno di scoprire
qual era l'origine e neanche sappiamo che ci sarà un più un fine. Di conseguenza la nostra esperienza diventa fondamentale, essenziale, comprendere la nostra esistenza. Di conseguenza noi dobbiamo lavorare non tanto per raggiungere un premio in al di là alla fine della nostra esistenza, ma di permettere che nella nostra esistenza comprendiamo le cose, le conosciamo le cose. Poi logicamente quello che succederà nel momento della nostra morte è un problema secondario, però la nostra azione deve essere capace di lasciare memoria, di incidere il mondo, di riuscire a cambiare le cose che non ci piacciono, a far sviluppare le cose che ci piacciono, a creare delle società, delle culture, delle civiltà che abbiano un approccio diverso alle cose, a creare degli elementi di cultura, degli elementi di civiltà in cui altre persone possono vivere in maniera diversa. Questo è il nostro contributo. Logicamente noi non dobbiamo avere la visione di avere un premio nell'aldilà, perché questo è sempre un problema secondario, perché noi rinviamo sempre il nostro successo in un aldilà. Noi dobbiamo misurare la possibilità del nostro successo nel contributo che noi diamo nella nostra realtà in cui viviamo, nella nostra società, nella nostra cultura. Perché ricordiamo che la cultura, la società è fatta dagli uomini, è fatta dalle idee che questi uomini sono riusciti ad elaborare, a portare avanti, a far conoscere, dalla cultura che hanno creato. Ed è soltanto in questa maniera che noi potremo sapere di aver avuto un successo. Altre cose ci fanno perdere tempo. D'altronde, se qualcuno sceglie di rinunciare alla sua vita, le sue possibilità, può benissimo farlo. Certo che il suo inconscio comprenderà questo suo fallimento, questa sua mancanza di essere all'interno della vita, nel fluire della vita, nel sentirsi potente, forte nell'agire nell'esistenza. Però noi non possiamo impedire alle persone di fare la scelta che reputano più giusta. Bene, io ringrazio gli ascoltatori. Stefano è già qua pronto, che ha freddo, che sta riscaldando, è lì proprio con le mani verso il riscaldamento. Io saluto gli ascoltatori e vi ricordo che giovedì prossimo dalle 15 alle 16:30 e dalle 19 alle 20. Ciao a tutti, ci sentiamo giovedì.